ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo weekly vlog. Vi riprenderò tutta questa settimana, partendo da oggi che in realtà è domenica. Però devo assolutamente fare questa cosa, sennò mi sento male. Primo, non siamo da soli, siamo in compagnia di Jimin, che sta facendo una live. Mi sono lavata i capelli stamattina perché è da giorni che sto litigando con la mia frangia. In realtà lo sapete se mi conoscete, che io odio avere i capelli davanti alla faccia. Quindi tutto ciò che potrebbe essere una potenziale frangia sarebbe alquanto pericoloso. Però a noi non ci interessano queste cose e quindi lo farò lo stesso. Mi sono visto un bel tutorial su come tagliare le curtain bangs, che sarebbe appunto la frangettina, perché adesso vi spiego. Come vedete, io non ho capito perché questa parte della frangia mi sia cresciuta, ok, quando l'ho tagliata l'ultima volta, mentre questa, non so se vedete, è rimasta più corta. E c'è proprio una parte qua davanti che è più corta, quindi ora non so se si è spezzato o cosa, ma vedete, c'è proprio una differenza di texture, cioè guardate. Quindi a volte quando io li lego, magari faccio la codina, mi piace mettere un po' di frangettina davanti, ma se sono diverse capite bene che c'è un problema. Quindi oggi la andiamo a tagliare, risolviamo questa cosa. Prendo le mie forbici professionali da parrucchiera e faccio questa roba. Allora, io ho visto che bisogna fare una sezione a triangolo, praticamente qua davanti, cioè prendere questi capelli qua e gli altri portarli dietro. Quindi prima cosa faremo questo. Penso una roba del genere, tipo, cioè sto andando proprio a sentimento, ve lo dico. Questi qua li vado a bloccare con la pinza. La sezione abbastanza pulita, mi sembra. Io farei così perché onestamente non me la sento di prendere troppi capelli. Tra l'altro guardate tutti i baby hair che mi stanno ricrescendo. Diciamo che ci sono tutti i presupposti per un fallimento, però tenterò di andare così con il flow. Io vado così temeraria, senza paura. Non so neanche cosa sto facendo. Allora, pensavo peggio, però non è venuta tipo la scalatura che volevo io. Dobbiamo lavorarcela meglio. Forse devo tagliare tipo per così. Beh, secondo me non è male. Io la lascerei così prima di fare danni. Poi rivediamo tipo al momento dell'asciugatura. C'è una vita che non mi taglio i capelli da sola. In realtà se li metto così mi sembrano lunghi uguali, quindi potrebbe essere decente. Allora ragazzi, vi dirò, potenzialmente potrei aver fatto una cosa carina. Aspettate, andiamo in bagno, forse c'è più luce. Ok, dai, guardate. Senz'altro una delle cose divertenti di questo taglio è questa. Cioè la cosa per cui vi ho detto l'ho fatto, perché quando mi raccoglievo i capelli vedevo che mancava qualcosa qui avanti e mi piace, vedete, che rimanga un po' così. Allora, paradossalmente è venuta meglio questa parte, che invece pensavo sarebbe venuta un disastro. Però guardate, allora, secondo me la lunghezza c'è. Cioè vedete, questa puntina cade così e questa cade così. Ho fatto sia con la spazzola quella per asciugare i capelli, che poi con la piastra ho rigirato tutto indietro, ho messo pure un po' il bigodino. Fatemi sapere se vi piace. Detto ciò, adesso sono le 3. Oggi ovviamente mi sono svegliata tardi, quindi ho fatto colazione tardi e tutto. Sto esportando alcuni file che devo montare un nuovo video. E poi pranzerò. In realtà è una cosa leggera perché sto un po' scombussolata di stomaco ancora. Non ho questa particolare voglia di cucinare oggi, quindi mi farò questa qui che dovevo finirla. Poi, sempre a proposito di finire, abbiamo queste verdure e qui c'è del pollo, quindi lo faccio in padella. Io pensavo di aver finito tutti i ramen, ma in realtà mi sono ritrovata ad avere tutti questi. Questi, lo sapete, sono tra i miei preferiti. Questi della Bulldog. Ma dove erano nascoste tutte queste cose? Cioè, in un cassetto dietro le patate. Ecco, quello che vi sta mostrando Wenda. Molto bene, in realtà io tutte le mie cose le tengo da un'altra parte, quindi adesso metterò anche questi. Sono sparita tutto il pomeriggio, letteralmente mezzanotte, perché ragazzi, io ho avuto una notizia che mi ha devastato l'anima. Un'idea che era solamente nelle nostre menti, ma che purtroppo si è rivelata vera. Infatti, dopo che ci siamo sentiti stamattina, aver fatto tutta la questione capelli eccetera, abbiamo fatto una live insieme a Ross su TikTok. E durante questa live mi è stato detto: Ila, sono uscite le foto di JK con Calvin Klein. E io ero tipo: no ragazzi, in che senso, non è vero? Poi sono andata a cercare e effettivamente sono uscite delle foto. Ora, io non so bene se siano state leakate, quindi rubate, perché sono vere foto, o se è tutta una strategia di marketing, perché effettivamente Calvin Klein sui social sta scrivendo cose un po' ambigue, tipo se fossi voi attiverei le notifiche. Gli hanno chiesto di JK e facevano tutti le emoji con gli occhietti, quindi mi sembra troppo una casualità che tutto ciò sia successo nel giro di qualche ora. Fatto sta che io ho visto queste foto e non sono pronta, cioè sono molto preoccupata per la persona che diventerò dopo queste foto. Mi scuso già
da ora per voi e per chi mi dovrà sopportare purtroppo. Sapete quelle cose che sono nella vostra mente, però poi dite no, vabbè, non succederà mai. Ecco, esattamente questo. Quindi, diciamo, ho cercato di rientrare in un mindset produttivo. Per tutto il pomeriggio non ci sono riuscita. Qui ho detto, vabbè, fammi finire questa clip di oggi così e vi beccate, niente, questo mio flusso di pensieri. Il mio livello di sopportazione è così. Cioè, lo vedete lo spazio tra queste due dita? Non lo vedete? Bene, perché effettivamente non c'è. E non sono io eccessiva, ragazzi. Cioè, voi aspettate e vedrete, perché se questo mi diventa brand ambassador di Calvin Klein, io purtroppo potrei cadere in uno stato veramente, veramente, veramente tortuoso. Cioè, io dovevo editare un video che non ho fatto e che quindi dovrò assolutamente fare domani. Adesso faccio un po' di skincare anche. Poi, allora, i miei sono tornati da Scanno. E ve l'ho detto perché tanto vi ho fatto anche il vlog. Noi abbiamo casa Scanno. Questo qui, che è il cosino del pan dell'orzo, è un dolcetto fatto con la farina di mandorle e cioccolata, buonissimo. Prendiamone un pezzetto in questo modo, poco ortodosso. È una cosa che prendiamo sempre noi, le liquirizie. Momento di un po' di skincare, anche perché è tardino. Come vedete mi si sono gonfiati i capelli. Per quanto io possa stirarli con la spazzola, purtroppo torneranno sempre in questo stato. A meno che io non li piastri, ce ne faremo una ragione. Quindi vai di fascetta. Come sempre si parte doppia detersione. Non mi scorderò mai, 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 mai di ripetervelo. È una di quelle cose che vi cambiano la pelle. Non c'è niente da fare, perché andate proprio a pulire a fondo. Importantissimo, soprattutto se avete la pelle grassa, perché molto spesso si fa l'errore di pensare che pelle grassa vuol dire mettere meno prodotti, soprattutto meno prodotti a base oleosa, tipo il burro struccante, che in questo caso io utilizzo come detergente appunto oleoso. In realtà è proprio il contrario, perché l'olio che si va a formare sulla pelle, soprattutto quella grassa, sebo, come lo vogliate chiamare, si combatte proprio con l'olio. Visto che tanto so me lo chiederete, io vi lascio il codicino per comprare i prodottini sul sito di Yepda. Trovate il link appunto nell'info box con anche la promo, magari cerco di scrivervelo anche qui. Importante che lo massaggiate per almeno un minutino. Io adesso posso andare con la mia foam, questa è purificante, astringente, per togliere la parte oleosa. Non siate mai troppo aggressivi anche quando andate a asciugare il viso. Tamponate piano piano e se il viso vi rimane un po' ancora umido, fate evaporare quello che rimane con le mani. Ormai l'avete imparato meglio di me che in gamma ci sono tre sieri per diverse occasioni. Io alla sera utilizzo questo e vi risvegliate con una pelle setosissima. Vedete già con questo che bello effetto. Quindi poi andiamo con questa qui, che è la cremina notte barra maschera. Come vi dico sempre, questi sono i passaggi proprio base che dovreste fare, e poi protezione solare ovviamente. Vi ripeto, trovate tutto nell'info box, perché ormai non voglio più sentire. Andrò a dormire adesso, cercherò di andare a dormire, spero un orario decente oggi, e noi ci vedremo domani, anche perché vi porto a fare l'ennesima seduta di laser. E eccoci qui ragazzi, buongiorno anche oggi. È ufficialmente lunedì, quindi è iniziata una nuova settimana. E stamattina mi sono anche messa a rispondere a tutti i direct che avevo in sospeso su Instagram, perché a volte li leggo, mi capita spesso quando sono in giro così. Dico poi rispondo, si accumulano. E alla fine niente, mi tocca fare così. Lo sapete, io ci tengo sempre a rispondere a tutti, tutti, tutti. Quindi se mi scriverete avrete sempre una risposta. Certo, il problema è quando poi Instagram mi mette i direct nei messaggi nascosti, parola chiave, cose, cioè, e a volte me li perdo. Detto ciò, oggi è di nuovo mal di pancia. Io non ce la faccio più, ragazzi. Vi giuro, io un cerotto. Cioè, mi sto avvicinando ai 25 anni. Sono un cerotto da buttare. Cioè, prendere e buttare. Pranzo riso in bianco, perché per forza, cioè, non si parla di altro. E poi vi ho detto, devo appunto prepararmi, perché come vi ho spiegato anche ieri sera, devo andare a fare la prossima seduta di laser. Poi ieri ho tolto gli ultimi pelettini, perché si devono togliere prima di andare a fare il laser con la lametta. Ce n'erano due, cioè letteralmente due peli, quindi questa cosa, boh, non so perché io non l'abbia mai fatta prima. Alla fine ho piastrato i capelli con la piastra a vapore. Io uso questa qui, che è la steam pod di Roventa L'Oreal. E poi ho cercato di fare questa cosa alla frangia. Cosa è successo? Mia nonna ogni tanto viene, ci aiuta, stira, così anche lei passa il tempo perché non sa bene cosa fare. Ieri sono tornati i miei da casa in montagna. Dovete sapere che Amarok ha un problema. Fa la pipì sulle buste quando sente un odore che
non è il suo. Dico le buste perché magari le si appoggiano per terra, capite, no? Mia nonna non ha visto questa cosa. Qui abbiamo la porta per la lavanderia, insomma, dove stanno tutti i panni e le cose. E Amarok ha fatto la pipì. Solo che non so se vedete il nostro pavimento. Ha le mattonelle così. E quando c'è la pipì qua in mezzo passa ovunque. Quindi a un certo punto la può fare qui, ma poi si allarga, no? Tipo un canalino. Quindi sono scesa, lei stava stirando, ecco qua la tavola, e c'era pipì ovunque. Quindi adesso ho pulito con lo straccio un po', però passerò anche la mia nuova arma segreta. Finalmente, vabbè, ho imparato a usare questa. Quindi adesso vado a ricaricare questa, perché vedete, praticamente c'è il suo liquidino. E qui ho messa l'acqua. Che vi dico che questa è una mannata al cielo, soprattutto per chi è malato di pulizia come me. Devo essere onesta, mi hanno svoltato la vita. Trovate un reels sul mio Instagram dove c'è anche un bel codicino sconto, bello consistente. Comunque vedete, mentre la passo, che aspira qua e io ho messo il liquido qua dietro. Ora vi faccio vedere questa cosa. Qua, vabbè, per la ricarica. È iniziata. Poi parla anche. Rilevamento automatico che serve a stabilire se è necessario eseguire un ciclo di pulizia automatica. Avviare il ciclo di pulizia automatica. E questa è la cosa figa che vi dicevo. Cioè, premete questo e vi fa l'autopulizia. Autopulizia del rullo. Cioè, ma che cosa assurda è questa? Cioè, io sono una nerd delle aspirapolveri per questa cosa. Come vedete, la lava poi aspira e tutto il liquido va qua. E poi ovviamente noi dobbiamo pulire quella lì. Questa qui con gli unghi, morta, uccisa. Poi abbiamo questa con J-Hope. Eccoli qua. Ma a me non sorprenderebbe, vi dico di più, se lui l'avesse fatta fare anche a Jin. Perché non so se lo sapete, ve l'ho detto già diverse volte, in Corea c'è la leva militare obbligatoria. Loro stanno andando adesso, Jin è già partito, lo sappiamo. Però dopo 100 giorni, i primi 100 giorni di servizio, si possono prendere 4 giorni di pausa, insomma. Reward, no? Un po' come piccolo premio. Quindi l'altro giorno ci hanno droppato questa foto tutti insieme. E ripeto, non mi sorprenderebbe se lo avesse messo in mezzo. Voi avete presente l'incubo della mia vita? È appena successo. Calvin Klein ha appena pubblicato il reel. Bisogno di un momento per riprendermi. Però sto piangendo. Cioè, sto piangendo. Cioè, a parte... A parte, no, l'occhio no. Ho fatto veramente qualcosa di male nella vita. Ah, che poi ne ho parlato ieri sera, ecco quando ve l'ho detto. Ho detto, ma tutto questo mi sembra così esagerato. Non lo è. E voi penserete, ma Ila, tu dovresti essere felice di vedere... No, io non lo voglio vedere. La mia povera mente è fragile. In più sono anche in ritardo, perché sarei già dovuta partire alle 13 e sono le 13:07 e sto io conciata così. Un saluto e ringraziamento speciale a tutte le mie amiche che mi stanno scrivendo ogni 3 secondi come stai. Non bene, ma si va avanti. Comunque abbiamo il nostro riso qua, che sembra quasi un risottino. Mi raccomando, quando avete mal di pancia lasciate l'acqua del riso con l'amido in cui l'avete cotto, perché questa cosa aiuta tantissimo. Poi vabbè, io purtroppo ci devo mettere un po' di parmigiano perché se non ce la fo. E poi come vedete ci sono le mie zucchinine bollite così insieme al riso, rimangono un po' croccantine. E poi corro letteralmente via. Io non ce la faccio, cioè, provata proprio da tutto ormai. Allora, come dire, io ho tolto il bigodino ed è successo questo, per chiunque volesse vedermi con la franda. Adesso più o meno saprete che non è cosa. Ora, sicuro nei commenti, sì, la dovresti fartela, perché è sempre così. Vabbè, però non è male la cosa del bigodino, effettivamente, eh. Finora potrebbe essere l'opzione migliore. Sto andando al negozio da Fra, vediamo la sua reaction. Ah, i miei nuovi capelli. Eccola qua. Questo è il negozietto. Non c'è nessuno. Suona il campanello. Eccola! Si è accorta di niente. Ciao! Non ti accorgi di niente? Non mi accorgio. È il fratello? Vabbè, che c'è? Un po' più scuro. La frangetta quella? Non ce lo sbaglio come vedi. Ah, sì, la frangetta, wow! Ma è una soddisfazione, uno non la può avere né dal fidanzato né dall'amica. Devi darmi il magico occhiale qua. È fatta foto. Guarda dove sono rimasti più che altro di quelli sotto. Mamma mia, sparo bene. Yeah. È più la sofferenza del gel che tutto il resto. Senti qualcosa? No. Sono tornata a casa, volevo mettermi a vedere la puntata di Suicità su YouTube, però Alessia mi ha detto non lo guardare senza di me. Quindi eccoci qua, nell'attesa. Mi metterò a leggere un libro, probabilmente. Cercherò di ribilanciare tutto il mio asse e i miei chakra, non lo so, quello che vi pare. Ho visto che qui ci sono le fragole che ha pulito mia nonna, quindi credo proprio che mi farò lo yogurt con le fragole. Quindi metto quelli, i mirtilli purtroppo li ho finiti.
ci metterò qualche noce. Sto migliorando sempre di più queste mie ciotoline. Ormai tipo punto fisso della vita. Yogurt, frutta e questo muesli. Io di solito prendo questo che ha il muesli, il cioccolato fondente, perché io mangio quasi solo fondente, e di solito c'ha anche le nocciole. Stavolta ce ne stanno poche, quindi vabbè, ci saranno capitate due metà che faranno una nocciola. Però è buonissimo fare le colazioni o le merende così, perché sono super riempitive, quindi non avete fame tipo dopo 20 minuti come succede se vi mangiate una merendina. Sono molto più sane. Poi nel mentre sto aspettando il video di Rosalba che si carica. No! È uscito! Eccola! Eccola qui! Quindi adesso me lo vedo. Purtroppo ragazzi, il modo in cui ho urlato, perché io me lo sentivo che succedeva questo. E lui tranquillo dicendo Calvin Klein, yeah, cincia 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 un cavolo. Vorrei dirgli cincia un cavolo. Comunque ero nel piano della mia doccia. In tutto ciò, devo ancora andare a fare la cena. Secondo me a piccoli passi possiamo farcela oggi. Cioè proprio tramortita, tramortita. Cancellatemi oggi e cancellatemi pure domani, perché boh. Buongiorno ragazzi, altra giornata, altre emozioni forti. Mi sono svegliata già bombardata da mille cose. Sto cambiando i pannolini del cane, quindi sto continuando a fare su e giù la mia attività fisica ormai. Chiunque abbia casa con le scale mi potrà capire. Poi stamattina Aisy mi ha dato il buongiorno con una puzza di cacca. Uno, ho l'acciaccata. Due, se l'è mangiata. Tre, è ancora lì sul suo corpo da qualche parte. E forse non lo so se era la migliore cosa, ma era l'opzione 3. Quindi ho dovuto rasarle tutto il sederino, perché era proprio lì, intrinseca. Cioè non so come spiegarvi. Spero insomma di aver reso l'idea. Quindi le ho lavato il sederino. Ecco qua il risultato, il culetto da babbuino. Se magari poi fanno anche una pappa sarebbe gradita, piuttosto che Gwenda cerca di salire. Tutto ciò, io stavo ancora finendo il mio tè. Neanche un tè in pace. Bravo, Ami è sempre bravo, che mi fa vedere che mangia, bravissimo. Tu che cosa hai deciso? Poi nonna mi ha portato le lenticchie. Eccolo qua. Concluderò così. Non è un edit, è realtà. Detto ciò, adesso io sono tipo un sacco di giorni che non mi trucco e volevo registrare un trucchettino carino, ambizioso. Ambizioso così a casa. Quindi ora vado a fare la skincare, perché mi raccomando, prima di un trucco la cosa più importante ancora è la skincare. Infatti volevo registrare anche un reel con i consigli pre-makeup, quindi mi metto a fare tutte queste cosine molto carine. Non so ancora bene che trucchino fare in realtà. Lo scopriremo come sempre strada facendo. Vediamo cosa esce fuori. Comunque questo è il nuovo modo in cui io appendo il telefono per lasciarlo da qualche parte. Vi ricordate? Questo lo sono andata a prendere l'altra volta in macchina. Ora ovviamente non si accende, perché questo sarebbe tipo così e si apre da solo, però non c'è la carica attaccata, quindi ogni volta devo mettermi io ad aprirlo così per mettere a posto camera, cominciare questa giornata direi così. Eccomi qua, ho girato ben due reels. Mi sta dando tantissimo urto sta cacchio di frangia, perché mi piace se e quando sta come voglio io. Purtroppo, ripeto, io avendo la vertigine qua non posso avere questa parte tipo schiacciata, perché immaginate, lo vedete chiusa così, qua che scende così un po' più morbida, vedete già mi piace di più così. Devo capire, perché poi questa parte vedete mi rimane sempre voluminosa e questa mi si appiattisce ovviamente. Comunque questo è il lucchino, come sempre se vi interessa poi lo trovate nei reels su Instagram, perché probabilmente sarà uscito nel momento in cui uscirà questo video. Avevo detto che non ne parlavo più, ma qui stanno continuando a uscire robe. Cioè sono in una fase di... avete presente le 5 fasi del lutto? Io sono nella prima fase, che sarebbe negazione. Cioè mi sento proprio così. E il bello è che mi dispiace anche per chi mi deve subire, capito? In queste persone purtroppo ci siete anche voi. Cioè so che una parte mi capirà, una parte non capirà, una parte dirà questa è pazza, va bene, mi prendo tutto quello che volete, ma ragazzi, un cristiano non può andare sulla terra conciato così. A parte apps non apps, perché se non mi usciva gli apps, sincera, io non sono una di quelle persone che guarda quello. Cioè per me sono le espressioni che fa che mi tolgono l'aria, capite? Volete mettermi un close up del genere? Cioè io impazzisco più per questa, ad esempio. E poi ho capito un'altra cosa che mi sfasa questi giorni, perché c'è stato il cambio dell'ora legale e io ogni volta mi impazzisco. E infatti sto mangiando a orari indecenti. Cioè tipo adesso, ok, mi sono svegliata alle 11, anche quello è un'altra delle cose su cui incide, ma sono le 3, io non ho neanche fame per pranzare, per dirvi. Però cioè poi che faccio? Devo pranzare per forza adesso. Quindi ora metto un po' al posto. Tra l'altro oggi ho anche utilizzato queste cigliette nuove. Vedete che le stavo cercando
così, vedete? Danno questo effettino che è un sacco carino, perché si vede la lunghezza, si vede che sono separate, perché sono fatte tipo a ciuffetti, che hanno il nodino alla base, però non sono troppo pesanti. Mentre aspetto che mi si cuocia la pasta per farla con le lenticchie, voglio fare con voi questo discorso che secondo me è più sensato di quello che potrà sembrarvi, perché ho notato che in direct, ve l'ho detto anche voi su Instagram, mi stanno arrivando un sacco di foto della parte degli addominali e mi è sorta quindi una domanda, per cui poi ho fatto la storia su Instagram. Per me il problema di tutta questa questione in generale non sono gli addominali, non è la nudità, sono gli sguardi, e mi ha fatto riflettere perché effettivamente è diversa la percezione per ognuno di noi. Sarà che io, e qui arriva la parte più profonda del discorso, lo sapete, ho sempre avuto un brutto rapporto con il mio fisico e quindi di riflesso non ho mai guardato nelle altre persone il fisico. Tutta la bellezza di una persona è concentrata nel viso, cioè per me il viso è proprio la chiave, e quindi quello che a me ad esempio fa più effetto sono gli sguardi, le cose particolari di ogni persona, quindi il naso rispetto agli occhi, le labbra, insomma tutte queste cose. Il fisico è sempre stata una cosa che scindo proprio totalmente. Poi ovvio, non sono ipocrita, è comunque tanta roba, però ecco, avendo io questo background, questa mente un po' così, tendo a guardare altro, perché è anche quello che ho fatto anche nel corso degli anni su di me. Spero di essermi spiegata e che vi sia arrivato il concetto che volevo dirvi. Piccolo pit stop a fare le unghiette, e in realtà le sto facendo semplicemente lucide, così, giusto per dare un rinforzino, perché già il pollice mi si era spezzato e mi si aggrappava ovunque. Anche stasera abbiamo fatto una bella live su Instagram, non lunga come la scorsa volta, perché ragazzi, 200 minuti, abbiamo calcolato, sono 3 ore e 20, c'è la follia, quindi stavolta un pelo di meno. Ora, esattamente quasi l'una, mi sono andata a fare il mio solito tè. Io penso di bere tipo 6-7 tè al giorno, non sto scherzando. Credo proprio sia un problema. Domani mi devo svegliare presto perché mi sono resa conto che l'appuntamento per il laser ai tatuaggi che ho domani all'1, calcolando che mi serve almeno un'oretta per arrivare lì con i mezzi, devo uscire almeno a mezzogiorno, contando che andrò a dormire probabilmente anche oggi verso le 3-3 e mezza. Sarà l'equivalente di dormire 6 ore e mezza. Buongiorno ragazzi, mi sono preparata stamattina, mi sono addirittura truccata, ora metto un po' di setting spray. Sono le 11:30, quindi mi vesto così poi sono pronta. Trucco, ho fatto insomma sempre la solita cosa semplice. A parte appunto il laser ai tatuaggi, volevo passare poi anche a tutti i miei negozietti asiatici, perché ho proprio voglia di kimchi questi giorni e posso andare a prenderlo solo là. Sono arrivata a Lepanto, oggi è pieno di gente, su un cielo bellissimo. Non ho portato la macchinetta perché ho messo la borsetta, questa qua piccola, e ovviamente non entrava. Ora sto andando a piedi perché tanto è letteralmente qua vicino, solo che sto morendo di fame. Cioè ragazzi, penso, allora io ho le cuffiette quindi non ho sentito, però penso il mio stomaco facesse rumori strani in metro, ve lo dico. Sì, no, no, io le ho riutilizzate sempre. Come sempre, solita clip dalle scale. Allora, vi dirò, questa volta ho alzato ancora di più il voltaggio. Cioè, con questa storia che io non soffro, non soffro, continuano a farmi complimenti, fossero tutti questi pazienti. Stavolta sdrenata. Più che altro, allora, a me non danno fastidio né quelli colorati né quelli grandi. Ragazzi, le mani, cioè le mani mi fanno toccare picchi che non credevo esistessero. Ero molto curiosa di provare questo prodotto qui dell'Occitano, visto che qua c'è il negozio, quindi quasi quasi andrò a dare un'occhiata. Mi sono fatta dare i campioncini così lo provo, anche perché non ha un costo proprio piccolino. Per pranzo vedo un attimo se ci sta qualcosina più al supermercato. Ci sarebbero le insalate, ma purtroppo io non mangio l'insalata questa mista, così se non l'avrei presa, perché anche queste hanno l'insalatina così. Diciamo che questa è stata la scelta più sana che potessi fare. Ho preso il mio pranzo, mi arrivato a Piazza Cavour. Vi prego, se venite a Roma, passateci, che è bellissima, bellissima. Io ho sempre i ricordi di quando andavo in accademia, quindi ogni volta che vado poi mi risiedo su quelle panchine, mi ricordo quando arrivavo prima, rare volte però, a volte arrivavo anche prima, mi mettevo lì e guardavo. Ragazzi, l'ultimo periodo io mi sono fatta un regoccione delle Winx, che voi non avete idea. Ecco qua, voi venite dalla via, gelati gelati,
dopo ci possiamo. Prima vado qua verso la piazza. Cioè, guardate che meraviglia, vi giuro, bellissima. Poi qui c'è il cinema Adriano. E qui tutte le panchinelle. Devo solo trovarne una libera, che a quest'ora sarà un po' difficile. Cioè, guardate, c'è gente seduta così. Più buono, allora dovete assolutamente prendere pistacchio se venite qua. Poi ho voluto provare amaretto e variegato alla Nutella. Avevo assolutamente dato per scontato che il posto fosse aperto, il mio store coreano di fiducia. In realtà oggi era chiuso, ragazzi, sono rimasta scioccata. Quindi ora dovrei prendere la metro, tornare a casa senza il mio pinci. Ovviamente sono tornata già a casa da un bel po'. Se accendo questa lucina si vede meglio, però è tutto giallo. Ce ne faremo una ragione. Sono pronta per lavarmi, che è la cosa che odio di più, perché post seduta di laser non posso bagnare le parti, quindi non mi posso fare la doccia, mi devo lavare tutto a pezzi. Make up tra l'altro resistito, eh. Cioè, oggi non ho neanche fatto la godina con l'eyeliner come faccio di solito. L'ho fatto soltanto con l'ombretto sfumato ed è ancora qui. Sono stata un sacco di tempo lì sulle panchine alla fine a leggere, lì al sole, anche se ogni tanto c'era vento, ogni tanto c'era sole. Se rimaneva solo il sole sarei rimasta tipo sempre. Poi avete visto, purtroppo il mio shop coreano era chiuso, quindi ci dovrò tornare. Niente kimchi per me, non mi era concesso oggi. Qua appunto tutto il mio braccio medicato. Vi copro le zone perché magari c'è qualcuno più sensibile a cui non piace vedere. Vi faccio vedere qua se non vi dà fastidio, perché più che altro è arrossato. Quello che fa, sì. E ora appuntamento con Matrimonio a Prima Vista. Voi lo guardate? A me lo guarda. Le ragazze con Dalina e sì. Ah sì. Serata finita anche per oggi. Mi sono fatta qua, invece di fare il mio solito tè, perché mi avete effettivamente fatto notare che probabilmente è anche quella una causa della mia insonnia, perché io verso tipo le 2 così mi faccio sempre un tè, però effettivamente c'è la teina nel tè, che è un po' come la caffeina. Quindi sarà che io non bevo caffè ma bevo tè e mi fa l'effetto così. Quindi oggi latte, ci ho messo tipo cacao amaro, giusto per fare una cosa un po' sfiziosa. E noi ci vediamo domani, anche se per ora non ho grandi programmi. Vedremo cosa uscirà fuori. Buongiorno ragazzi, benvenuti in un'altra giornata. Stanotte è stato, non dico un calvario, però mi sono rigirata. Perché vi giuro, mi prudeva tantissimo il braccio. Non mi è mai successo in realtà post laser questa cosa, cioè di solito dormo punto basta. Quindi a una certa ho detto, senti, basta, mi alzo, punto fine. Di solito ho la faccia tutta gonfia quando dormo male, oggi è andata più o meno dai pure decentemente. Quindi adesso mi cambio le fasciature qua. I primi giorni devo sempre coprirle, lo sapete. Sono zone più ampie, si formano un po' più di secrezioni. Le mani invece, per ovvie ragioni, le devo lasciare così aperte. Quindi ora cambio tutto e poi comincio a preparare e fare qualcosa per il pranzo. Anche perché sono le 11.40. Non capite che puzza di broccolo che c'è, perché ho messo a fare questi qua, che adesso poi frullo. Così ci voglio fare il sughetto, diciamo, per la pasta. Non so se frullarli con quella immersione, probabilmente sarebbe più saggio. Devo soltanto trovare l'attrezzo, altrimenti metterò nel mixer e ciao. Praticamente è venuta tipo una vellutata sostanzialmente, quindi penso un po' la terrò per farci il sugo e lo faccio restringere, e un po' la congelo e appunto la userò poi come vellutata. Buongiorno ragazzi, oggi è venerdì. Ieri alla fine non vi ho più ripreso nulla perché non ho fatto nulla di interessante. Anzi, è venuto l'idraulico che doveva aggiustare la doccia, perché si era scollato il silicone, diciamo, intorno. Quindi l'acqua, quando facevamo doccia, cose, cascava giù nel muro di sotto e si vede tutto dal soffitto, insomma. Quindi si doveva intervenire. Poi ogni volta era un casino perché si allagava il bagno. Siamo stati un po' dietro a questa cosa. Poi ho dovuto ovviamente ripulire tutto, ma è stata una di quelle giornatine lì, quindi ho evitato di riprendervi. Stamattina invece, ragazzi, ho scoperto una cosa fighissima. Io non lo so, quando imparo queste minchiatine ve le devo sempre comunicare, perché tanto lo so che siete come me impazzite per queste, ripeto, cioè sono cose stupidissime ma io adoro. Ero su TikTok e mi è apparso il video di questa ragazza che spiega come mettere i video quando si mette in carica il telefono. Non so se avete mai visto quelli che mettono in carica il telefono e poi gli parte tipo un video a caso, no? Quindi adesso ho fatto una prova. Non penso che terrò questo video perché mi sembra un pelino too much. Non vi faccio vedere col MagSafe, lo metto in carica col filo normale, così secondo me si vede meglio. Ah, fa sbloccato, certo. Sembra come
non la musica. Sai, dai, a me stessa. Era necessario? Assolutamente no. Ma il bello è in realtà che ci potete mettere qualsiasi foto o qualsiasi video. Vi servono queste due app qua, Charging Play e questo qui. Quindi prima caricate il video su Charging Play e poi lo settate sui comandi rapidi. Sto scegliendo cosa guardare per pranzo, perché lo sapete che non riesco se no a mangiare. Contate che ieri ho recuperato la quarta stagione di Love is Blind. A me piace tantissimo questo show, molto molto trash, ma comunque mi fa passare il tempo. E oggi sono uscite giusto in tempo le altre tre puntate, quindi assolutamente mi metterò a guardare queste. Non ho voglia di fare grandi cose, quindi sto grigliando le zucchine, così le metto nella piadina questa qui, insieme al prosciutto crudo e a questo qua. Nel mentre, senza farvi troppi spoiler, sto guardando Love is Blind. Come sentite, questo è un esercizio utilissimo per il vostro inglese: ascoltare i programmi e mettere i sottotitoli, se vi può aiutare, sempre in inglese ovviamente. Io ormai vedo e ascolto solo film e serie tv in inglese, però vi è molto 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 utile, insieme anche a leggere. Il mio classico toy boy look. Ho anche fatto un make up leggerissimissimissimissimissimo. Sì, ebbene sì, volevo vedere se ci fosse la pubblicità di Calvin Klein, ma ovviamente no, perché qui siamo sfigati, non ce la meritiamo, non lo so. Ho mandato le mie amiche in ricognizione, quelle che stanno a Seoul. Vediamo cosa riescono a portarmi. Io adesso volevo farmi due passi al parco, proprio una camminatina velocina, che questi giorni sono molto 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 sedentaria per cause di forza maggiori. Questa settimana sono ancora un po' libera, però già dalla prossima ho un sacco di impegni, ho un sacco di visite. Diciamo che le prossime 2-3 settimane saranno intense, quindi mi scuso già da ora se verranno fuori anche meno video. Si sta veramente una pacchia. Se non fosse per il vento e il fatto che ogni tanto mi arriva una gelata in faccia, che però comunque è positiva, ragazzi, perché il freddo comunque tiene la pelle tonica. E mentre mi sto ascoltando le mie canzoni depressissime, cioè, vi giuro, io dovrei fare tipo un TikTok con i miei mood delle 7 giornate della settimana. Sarebbe esilarante. Ecco, folata di vento. Mi spiace solo che non facevo in tempo a tornare a casa, prendere i cagnolini e portare al parco anche loro. Quindi sto camminando per il mio benessere, ma avrei potuto fare così due piccioni con una fava. Dovete sapere che noi vediamo sempre questo, come si chiama, i soliti, ah, perché mi viene idioti. Noi indoviniamo quasi sempre in realtà, eh. Dov'è quell'altro, aspetta. Inquadrami l'otto per favore. Cioè, dai ragazzi, è palese questo gioco, questo è troppo facile. Momento profilo, oh, però questa c'è attacca di profilo, eh. Momento profilo è cruciale, un po' sì, ragazzi. Però no. Raddoppiate, cari. Non possono raddoppiare. Hanno chiesto la paparentella. No, se non è all'otto, giuro, mi arrabbio. E non è del 5. Ma lo 2 è rimasto, però. Certo che rimane, scende il 2 e l'otto. Allora, avevano scelto l'otto e hanno cambiato. No, questo qua. Ti prego. Non mai cambiare. Poi allora, adesso è risceso l'otto, quindi beh, forse è all'otto. Dai, no, ma raga. Dai, ma. Ma scusate. Cioè, ma come puoi dire che questo è il parente quando è qui? Dai, ma no, questo è proprio palese. Io devo fare delle studi pronti perché adesso Vanessa ti dirà no. Dai! Oggi era facilissimo. Avremmo vinto 70.000 euro. Allora, ogni volta 6 ore e mezza per fare la medicazione qua al laser. Nel mentre ho fatto anche skincare e ho provato il campioncino, quello che mi hanno dato l'altro giorno da L'Occitane. E adesso, allora, già vedo qua un Set Me Free Part 2 che mi aspetta del Music Bank. È andato al Countdown e al KBS, se non sbaglio, Music Bank. Io inizierei con questa bomba di oggi. Sono proprio felice che lui si sia potuto esibire live. Che bella questa intro che gli hanno fatto. Mamma, cioè ragazzi, ma di cosa siamo? Il profilo, la brazza. Ovviamente hanno tolto le parolacce perché in TV in Corea. Madonna, quanto pagherei per vedere questo dal vivo. Nudo, vabbè, ormai chi non è nudo?
posso dire intensa. Vediamo la crazy. Ah, ok, parte in automatica, perfetto. Tu sai cosa voglio. Save your reason for stay with me a little while. No, ma io ho fatto anche il trucco del videoclip, che tra l'altro vorrei rifare perché è figo. Comunque posso dire che ha fatto un hit una dietro l'altra. Una cosa dietro l'altra, cioè guardate, adesso devo recuperarne altre due. E lui si fu. E poi passiamo al film. Non so quanto sia normale questa mia vita. Sono le 2:10. Sono stata fino adesso a vedere video reaction su YouTube. Chiuderò qui questo weekly, che sicuramente già durerà parecchio, quindi domani me lo metto a editare, così poi ve lo esco lunedì, spero. Dovrebbe andare tutto bene. Grazie per essere stati con me in questi giorni. Ci vediamo presto con nuovi video.